fare sti ragazzi? L'amministrazione di San Felice? Dì le sue parole, dottor Saputo. Prima consentitemi di ringraziare l'Istituto Leonardo da Vinci di San Felice Circeo per la nutrita presenza. La vostra presenza è una presenza importante, perché queste cose non vanno dimenticate. Quello che stiamo facendo adesso non va dimenticato. Queste sono le future generazioni del nostro comune e devono sapere cosa successe qui 73 anni fa, cosa la follia umana fu capace di mettere in essere. Ringrazio la signora vice sindaco del comune di Terracina, a cui passerò il microfono subito dopo. Ringrazio il parroco di San Francesco d'Assisi in Borgo Montenero, di Sant'Antonio di Padova, di Borgo Ermata. Perché Borgo Ermata? Perché i cinque, insieme ad altri, furono rastrellati a Borgo Ermata, li portarono di notte qui, per poi l'epilogo che ci fu. Ringrazio le associazioni combattentistiche d'arma, ringrazio l'arma dei carabinieri e per essa la signora capitano Margherita Zini e il luogotenente Mancini, la guardia di finanza della brigata di Sabaudia con il luogotenente Rosario Di Pinto. Saluto il presidente del consiglio comunale di San Felice Circeo che è qui insieme a noi. Ringrazio chi ha curato tutto perché questo giorno fosse bello, anche chi ha riverniciato le lettere perché i nomi si leggessero meglio. Ringrazio tutti, se ho dimenticato qualcuno ringrazio Luigino, sempre presente e sempre attivo nel ricordo di questa giornata, Sartori e così via. Fu una follia umana. C'era qualcuno che pensava che usando le armi si riuscisse ad avere ragione sulla ragione. Fu un qualcosa di inaudito. Cinque persone inermi che non avevano fatto assolutamente nulla, la maggior parte che si trovavano sfollate nel nostro territorio, furono rastrellati insieme ad altri perché accusati di un qualcosa che non era successo. Ma questa è la guerra e bisogna avere il coraggio di dire no alla guerra. No alla guerra, lo disse Papa Pio XI, no alla guerra, con la guerra perdono tutti. Ma niente, non c'è niente da fare. Se oggi andiamo, l'uomo è un guerrafondaio. Se noi andiamo a vedere oggi, ho letto stanotte che pare che nel mondo oggi ci siano 85 guerre. 85 guerre dichiarate e non dichiarate. Questa è follia. Queste cinque persone hanno offerto la propria vita per la nostra libertà. Oggi noi non ci rendiamo conto di cos'è la libertà, perché la libertà l'abbiamo ereditata. No. Ma questa gente probabilmente qualcosa aveva fatto per combattere chi era venuto qui ad invaderci, chi era venuto qui a privarci della libertà. Non voglio fare comizi che sono completamente fuori posto. La storia è storia e consentitemi di ricordare un grande prete, Don Giuseppe Capitanio, che era parroco di qualche giorno, da qualche anno, perché questa comunità non aveva ancora 9 anni quando successe questa tragedia. Don Giuseppe Capitanio ci provò, andò ad offrire la propria vita in cambio della salvezza di questi cinque. Chiaramente, forse se fossero andati 3 preti, quei tedeschi li avrebbero fucilati e avrebbero accettato, ma un prete solo per 5 persone non faceva storia. Ecco, questi hanno fatto storia, ma hanno fatto storia a rovescio. Per questo io vi invito a ricordare ogni anno questo eccidio commesso da uomini contro uomini. Parlavano soltanto una lingua diversa. Non conta il colore della pelle, non conta la lingua, non conta la razza. Siamo tutti figli di Dio. A me non resta altro che dire viva l'Italia e viva la libertà e passare il microfono alla signora vice sindaco di Terracina. Grazie.
Ringrazio il sindaco di San Felice per la parola e ringrazio tutti voi per la presenza. Un saluto a nome del nostro sindaco Nicola Procaccini e di tutta l'amministrazione. Io credo che questi nostri cinque fratelli concittadini oggi ci mandano a casa con un impegno. Ci hanno in qualche modo nominato ambasciatori di pace. Ci hanno in qualche modo nominato costruttori.